l'ultima possibilità per questi docenti che erano in formazione, poi le scuole di specializzazione sono state giustamente bloccate. Si vedrà. Io ho una figlia di 17 anni che vuole andare a insegnare. Devo convincerla a cambiare idea? Io spero di no, perché noi abbiamo bisogno di, per innovare nella scuola c'è anche bisogno... Per i prossimi 10 anni, c'è speranza però. Per i prossimi 10 anni se non si cambia, se non si ritorna indietro, si taglia, è piuttosto complicato. Però sarebbe veramente questo un danno. La musica mi avverte che abbiamo un minuto. Sarebbe c'è una speranza. Arrivo. Sarebbe questo un danno per la scuola e per i nostri bambini, perché c'è bisogno di giovani motivati che vogliono fare una professione bellissima. No, io ce l'ho una ricetta, ed è quella della legge di cui sono prima firmataria, che è in Commissione Cultura, che prevede anche la chiamata diretta delle scuole per i giovani laureati e formati. Perché ci siano i posti in organico, però. No, con una percentuale ridotta, senza quindi pestare i piedi ai docenti che sono nelle graduatorie, rischiare con percentuali sia pur basse, piccole, la chiamata diretta dei migliori giovani laureati e formati all'insegnamento. Anche noi abbiamo presentato... È una legge che è in discussione e speriamo di poterla anche approvare. Anche noi abbiamo presentato nuova legge sulle nuove proposte di reclutamento per dare spazio ai giovani. Vi stanno guardando. Sì. Qualcuno almeno vi guarda. Quindi tra un secondo un'altra parte solo per voi. No, non è finita perché c'è una conclusione, un tirare le fila di qualche minuto ancora qui, in cui bello. Ci serviamo, eccola qua, la schermata che la regia mi manda in onda, ci serviamo di questi avverbi che ricantano il ma e il però del titolo della nostra trasmissione, che sono, come voi che siete un esperto di didattica, noterete subito, dubitative, avversative, che normalmente usiamo certo, quando si però. Chiacchiera e si dialoga, no? Allora ci domandiamo, per chiudere questa chiacchierata, al di là dei problemi concreti che sono tantissimi, che abbiamo appena spolverato, al di là dei tagli, o forse purtroppo anche attraverso i tagli, si contrappongono due visioni educative. Da una parte, come diceva il professor Sartori, lui parlava in maniera molto negativa, diceva una continuazione del 68 che secondo lui aveva provocato tanti mali, oppure invece c'è una visione della scuola troppo rigida, troppo chiusa, troppo anacronistica. Quali sono le visioni della scuola che voi avete? Una scuola moderna, europea e almeno personalizzata. A lei? Beh, io penso ad una scuola che garantisca almeno a tutti... Anche lei almeno? Almeno, è difficile, sì. Diventa complicata. Che possiamo cambiare. Garantisca, diciamo, a tutti i bambini, quando sono in difficoltà, quando hanno dei problemi, quando sono bambini che sono particolarmente dotati, garantisca a tutti questi, che sono tanto diversi tra di loro, la possibilità non solo di accedere ma di avere successo scolastico, quindi una scuola inclusiva che garantisce pari opportunità e insieme riconosce il merito. A nostro avviso queste due cose devono andare insieme, cioè parlare di merito senza pari opportunità rischiamo di avere una scuola che non sarebbe in grado di mettere in movimento l'ascensore sociale. Ricca nonostante i tagli, nonostante il momento difficile dal punto di vista economico, ma ricca di proposte che riesca ad attrarre gli studenti, ma anche a renderli competitivi quanto basta per vincere le sfide di questi tempi. Avevo detto ma anche? Sì. Non è saltato? No, non è saltato il ma anche. Spostatelo, prego. Ma io penso che nonostante il 68 che viene così richiamato, questo movimento non c'entra assolutamente niente. Noi abbiamo in questo movimento una presenza di ragazzi molto consapevoli, di ragazzi che, di quelli che stanno in prima fila, sono i più bravi, che chiedono certezza sul loro futuro, ed è questa la responsabilità più grande che noi abbiamo. Di aver appunto come adulti, come classe dirigente, compreso per tempo che invece la scuola, l'università sono la leva
per il nostro paese, non solo per promuovere la crescita e l'acquisizione di saperi e conoscenze fondamentali, ma soprattutto è una leva per le giovani generazioni, ma è la leva per il paese, per promuovere cioè una nuova crescita nel nostro paese. Noi stiamo vivendo una crisi molto complicata, molto difficile, ma se non investiamo sui saperi dei nostri giovani rischiamo di non avere futuro. Ma come investire? Perché su questo siete d'accordo, mi pare. Se noi mettiamo al centro gli studenti, la persona, forse riusciremo anche a fare più facilmente queste riforme che ci trasciniamo da troppo tempo. Finora abbiamo avuto al centro di tutte le questioni, e le leggi parlano in questo modo, in modo chiaro, i docenti, i loro problemi, e neppure fino in fondo la professionalità dei nostri docenti. Ecco, io credo che noi dobbiamo ripartire dai bisogni di ogni singolo alunno, della persona, rispetto ai talenti, ai problemi, ai deficit, cioè quello che ciascun alunno è in grado, persona è in grado di offrire, ripartire di lì per costruire una scuola davvero su misura. Grazie, quasi quasi solo che sono un po' complicati, solo che mi verrebbe spontaneo, solo che poi questo dialogo costruttivo che mi sembra dovrebbe portare dei frutti non avviene per tanti altri motivi. Anche uno di questi motivi sono anche le piazze, che sono belle, sono creative, però poi l'anno scolastico non bisogna perderlo, quindi forse invitare i ragazzi a restare anche qualche volta nei banchi. Ma la caratteristica di questo movimento è esattamente questa, al contrario appunto del 68 dove si contestava la scuola, è quella invece di mobilitarsi in modo nuovo, le lezioni in piazza, continuare a fare attività didattiche per lo più nelle scuole, magari facendo iniziative il pomeriggio. Si perdono ore di scuola? Sì, sicuramente. Si perdono anche ore di scuola, onestamente. E soprattutto io sono contro e contraria alle occupazioni. E siccome ci sono movimenti che invece spingono in questa direzione, mi piace ribadire che ecco, va bene la lezione alternativa, va bene l'ora di autogestione, va bene, ma l'occupazione è un gesto di illegalità che produce violenza, provoca violenza e produce violenza. No, quindi questo non io credo. Non spererei studio perché altrimenti mi caccia una trasmissione. Non mi pare che le occupazioni non hanno prodotto violenza. Dai, comunque l'occupazione è uno strappo. Avete il ritorno in macchina per continuare a parlare. Violenze hanno comunque rispettato i desideri dei ragazzi che volevano studiare. Io sono contro le occupazioni continue. Ed è chiarissimo il vostro pensiero. Un'educazione del popolo per il bene di tutti, una scuola non di Stato, ma una scuola dello Stato che utilizzi anche le risorse secondo il criterio della sussidiarietà che la società civile con inventiva creatività da parte di studenti e genitori, ricordiamo, sa mettere al servizio di tutti quanti. Grazie. E buon lavoro per tutti noi. Buona serata, ci vedete domattina in replica se volete, altrimenti per un altro tema di Mapperò. Oggi è mercoledì, quindi venerdì sera 22:10. Arrivederci.